carino, sì. Stai bene? Sì, sto bene. Che bella domanda. Mi fa piacere, perché adesso questa domanda non è così, così, cioè, detta così giusto per. Grazie. Per ascoltare quello che hai da dirmi. È vero, è una domanda che va fatta solo se si è pronti ad ascoltare la risposta. Io sono felice che tu sia tornata qui a trovarmi a Ruota Libera, perché già l'anno scorso avevamo raccontato parte della tua storia e io voglio proprio ricominciare da alcuni flash che mi hai lasciato del tuo racconto. Possiamo, scusate, imballare il ritratto di Donatella da un'altra parte, perché sta entrando un rumore di scotch terribile. Sono anche molto gelosa, vorrei tanto un ritratto così, ma è una meraviglia, questa ragazza di un talento incredibile, sì, stupendo, molto brava. Stupendo questo ritratto. Magari ti do poi il suo numero. Sarebbe fantastico. E vi sentite. Dicevo, l'anno scorso tu mi avevi raccontato parte della tua storia e il 16 maggio esce un tuo libro. Mandiamo la copertina, per favore, perché già ti arriva tutto il senso di questa storia. Ritorno nella città senza nome. Partiamo da lì. Cos'è questa città senza nome? Allora, volevo solo dire che è da un bel po' che avevo questa idea di scrivere un libro e da più di 10 anni scrivevo i racconti della mia vita, aiutato da mio marito che mi supporta e sopporta ancora. che dire, cioè, mi emoziona guardare anche la copertina perché è una cosa davvero nuova, perché secondo me era molto interessante far conoscere uno spaccato della storia del mio paese e anche della mia storia. Io sono nata nel pieno regime sovietico ai tempi di Brezhnev, una città segreta, infatti senza nome, perché per motivi militari, quasi per un mezzo secolo, questa città non esisteva sulla carta geografica e non aveva il nome. Era circondata completamente, circondata dalle mura, dal filo spinato, dalle allarmi, controllata e pattugliata 24H con le guardie, sì, armata, e c'erano pochissime barche per entrare e gli stranieri non potevano proprio entrare, ma anche i cittadini sovietici per entrare dovevano procurare i documenti quasi impossibili da ottenere, e gli unici, siamo noi, residenti di questa città, potevano entrare e uscire perché avevamo un pass. Però una cosa dovevate, sembra inquietante. Dovevate mostrare ogni volta entrando. Ogni volta la guardia, sì, sì, sì. Quindi era stracontrollata e tuttora comunque c'è questa realtà. Però vi dico solo la mia sensazione da bambina, questa città era per me meravigliosa, in mezzo ai boschi fittissimi, vicino a un lago, che io, infatti, eccomi, era il primo, anzi, questa è la foto per il mio primo pass. Che, ecco, le trecce, scusate, non ha fatto mia mamma, ha fatto mio papà, perché mia mamma si era... Si vede. Non era a casa, ecco, erano trecce uniche, trecce di mio papà. Ecco, dicevo che era una città che mi sentivo molto comoda e anche libera e anche sicura in quella città, per assurdo. Però, tornando al libro, in questo libro io racconto... Quando tu dici una città senza nome, per spiegare a casa, no? Sì. Vuol dire che non era sulla carta geografica, c'era un numero sulla carta geografica. Neanche, non esisteva proprio. Il numero era, noi si chiamavamo Sverdlovsk 45, Sverdlovsk è adesso Yekaterinburg perché hanno cambiato... Sì. Il nome di recente, quindi avevamo solo il numero 45, ma da Sverdlovsk eravamo a 250 km verso il nord, quindi non era proprio come Milano-Bologna, anzi forse di più. Una distanza maggiore. Una distanza veramente grande. Però per te era la tua realtà, giustamente. Per me era la mia realtà, mi sembrava che il mondo funzionasse così, che tutti hanno il pass, insomma, ero felice perché forse anche la mia famiglia mi ha dato questo calore, questa serenità. E nel libro io racconto anni 90, l'inizio degli anni 90, quindi 91-92, perché erano anni molto intensi, molto turbolenti, complessi, pieni di contraddizioni, ma anche anni di tanta speranza. Eravamo nel mirino, perché tutto il mondo ci guardava con il fiato sospeso, perché la dissoluzione dell'Unione Sovietica toccava tutti noi. Certo. Cambiava tutto, cambiava equilibri interni e esterni, certo. Insomma anche noi eravamo molto, molto in ansia e non capivamo cosa succedeva attorno, perché ogni giorno succedeva qualcosa. La cosa che mi interessava però non raccontare o non dare il giudizio politico
di quel periodo, o dire che ho torto, che aveva ragione in quegli anni, poi guardandole con il senno di poi siamo tutti fenomeni. Invece volevo proprio far vedere, far mostrare come la gente viveva in quei momenti, cioè quei momenti, come era l'aria che Infatti, respiravamo. Il tuo libro inizia proprio con la figura di tuo padre, sì. di tua mamma e di tua nonna Lidia. Sì. Tua nonna aveva visto la rivoluzione d'ottobre, tua nonna aveva conosciuto lo stalinismo, tua certo, nonna aveva fatto la pieno, seconda guerra purtroppo. Mondiale, nel senso che gli era arrivata addosso tutta quella storia lì del Novecento. Ed era anche una donna profondamente religiosa. Profondamente religiosa, infatti è lei che mi ha insegnato la religione, perché a scuola dicevano sempre che il Dio siamo noi, il Dio non c'è. Invece lei aveva sempre questa icona nascosta sotto il cuscino, illegale ovviamente, e mi diceva sempre che Dio è in ognuno di noi. Tu chiedi e ti dà, in qualche modo ti porta verso una via giusta. Quindi era una donna veramente speciale, perché nonostante tutto quello vissuto, perché lei è anche la moglie del nemico del popolo, perché mio nonno per sbaglio era macchinista dei treni e il treno si è rovesciato una volta, un giorno. Purtroppo non era colpa sua, ma erano i propri binari rotti. Era il periodo di Stalin, quello che dicevi tu, e lì non è che potevi spiegare. Ti mandavano subito in galera come nemico del popolo, quindi lei anche ha sofferto questo. Perché la moglie del nemico di popolo vuol dire che non veniva sei gradita, certamente. Sì. E quindi, nonostante tutto questo vissuto, mamma morta, matrigna cattivissima, lei sempre aveva questo amore per tutti, perdonava sempre tutti. Quando anche è andata nel 92, mi ha detto, mi raccontava mia zia, che ha chiesto a tutti la scusa, perdono. Quindi era proprio una donna che mi ha insegnato a amare nonostante tutto. Cioè, è bellissimo. È vero che tu hai ricevuto il battesimo a 40 anni? Sì, mi sono battezzata a 40 anni grazie a lei che ha messo il seme e poi è nato il fiore, nel senso certo. che mi ha messo il seme del dubbio, diciamo, che io non ero molto, come dire, combattuto all'inizio, perché devi immaginare che sin dall'inizio, sin da piccola ti dicono certo. Dio non c'è, noi siamo, Dio siamo noi, bla bla bla. Cioè, un attimo ti entra anche in testa questa cosa. Invece, pensando, ripensando, ricordando anche tutti i suoi racconti dolci, con tanta pazienza, anzi, lei ha insegnato moltissimo anche la pazienza. La pazienza mi ha insegnato lei, perché lei diceva sempre, nessuno sa quanto hai messo, tutti vedono il risultato. E perché è successo un aneddoto? Ah. Io... Una volta, cioè lei era bravissima con uncinetto, lavoro a maglia, insomma era proprio bravissima, facevo qualsiasi cosa, maglione in un secondo, insomma, cioè tutto molto veloce, perché era proprio molto talentuosa. E allora una volta mi ha insegnato come si faceva, io in due giorni ho fatto un maglione. Ah, velocissima. Ma è orrendo, perché ecco. Chiaramente facendo a modo, cioè per me era importante farlo, okay. Ma come veniva non me ne fregava niente, invece lì che ho sbagliato, quando ho fatto vedere il mio risultato, lei ha detto, Natasha, cara, devi rifarlo. Che cosa? Ma neanche morta. No, guarda, devi rifare, perché nessuno sa quanto hai messo. Tutti vedono il risultato. Il risultato non è sufficiente. E da lì io, qualsiasi cosa che faccio, dico, alt, rifacciamo, perché nessuno, come dice mia nonna, sa quanto hai messo. Mandami per favore, Elisabetta, la fotografia del papà di Natasha. Perché c'è un tratto caratteriale, che poi c'è anche nel libro. È un tipo molto ironico tuo padre. Mio papà è di una positività incredibile, nonostante il suo lavoro molto serio e anche rischioso, che tuttora paga con la salute, purtroppo. Lui sdrammatizzava... Ingegnere, lo diciamo, è un ingegnere tuo padre. Un ingegnere nucleare, scusate. Lavorava sempre con uranio e a casa nella mia città segreta producevano... facevano uranio arricchito e costruivano le bombe atomiche.
E quindi, però lui, nonostante questo, riusciva a sdrammatizzare qualsiasi anche situazione difficile. Cioè, lui aveva questa ironia pazzesca e mi prendeva spesso in giro, chiaramente. Infatti, se vuoi che ti racconto un aneddoto simpatico, che adesso mi viene in mente, io avevo forse 4 anni lui era invitato a fare un'intervista in una televisione locale. Quindi noi con mamma eravamo talmente in ansia, ci siamo vestite molto bene, ci siamo sedute sul divano. Per vederlo in televisione. Per vederlo in televisione. Perché era proprio, non lo so perché mamma mi ha detto devi mettere il vestito bello, boh. Allora mi sono seduta, anzi mettetevi il vestito bello. Mi sono seduta tutta contenta, in ansia, vedo lui, mio papà che mi guarda, perché mi guardava ovviamente, che guardava la camera. Certo. Io dietro a mia mamma facevo ciao, bacetti, le cose. Lui torna a casa, io corro e dico papà mi hai visto che ti salutavo? Dico, ma certo che ti ho visto. Stavi sul divano, perché era solo divano e voglio dire, non è che poteva... Cioè, allora stavi sul divano, sedevi sul divano e mi salutavo, ma io ero talmente impegnata nella conversazione, non potevo risponderti. Ma sai che io per anni pensavo che tutti mi vedessero dalla TV, quindi quando ero magari in pigiamino, in mutandina, dicevo scusate, scusate, passo, scusate. Cioè passavo piano piano e poi salutavo a questa signorina... Capito? C'è quello che mi diceva, non so, buonasera, buonasera, buonasera. Ci rispondevo, ma per anni, ma immaginate quanto sono divertiti i miei. Cioè, sono divertiti come matti. Cioè, lui mi prendeva sempre in giro, come anche ti ho raccontato l'altra volta, quando passavo il varco per entrare in una città, per sdrammatizzare anche questa, come dire, situazione inquietante. Lui mi diceva, devi preparare una canzone o qualche esibizione, poesia. E quindi io ero tanto in ansia, preparavo le canzoni, cioè mi ogni esibivo. Ogni volta che entravi nella città, tu davanti ai militari eseguivi urlavo come una matta, ah, parà, parà, cioè, cioè leggevo, facevo le cose. Che infatti lui faceva tutti questi occhi, insomma, i segni a questo povero bella, che stava... È un po' la vita è bella, sì. Tuo padre è stato molto protettivo, hai ragione. Molto poetico anche come atteggiamento a tutela della tua infanzia, no? di bambina. Però questa ironia tu l'hai ereditata perfettamente e lasciami dire una cosa, in anni in cui la donna era veramente usata, le bellissime donne, come bambole da vetrina, invece tu ti sei distinta per intelligenza ed ironia. Vediamo questo filmato. Che carina, grazie. Scusate, ma non chiamate a sostituire a Stefanenko, a Russa! Finalmente si sono accorti di sto tocco di donna, guarda qua. Mi è arrivata un'altra voce, anche questa sera. Mi hanno detto che c'è tra il pubblico una tua parente, ma questa volta una donna, che vorrebbe prendere il posto mio, cioè vorrebbe presentare questo festival e mi dà fastidio moltissimo. E quindi? Allora c'è qualche raccomandata? C'è qualche tua parente che... Ok, arrivederci a tutti, me ne vado. Vai. Buonasera a tutti! Ciao Reggio Calabria! Ecco qui la nuova presentatrice! Come sono andata, cugino? Ma come cugino, sei andata? Vedi? Ma non perché è cugino, io non ti conosco! Come sei andata? Perché mi dici cugino? Chi l'ha fatta entrare? Ma che c'ha lei più di me? Niente di più, sono un sacco di cicci di meno, hai capito? Ma che stai a dire? Ma se ho fatto pure una dieta dissociata, nel senso che mi dissocio dalla dieta! Guarda qua che misure! 90, 90, 90, da paura! Sembra una colonna! Sì, ma guarda qua che capitelli! Mi sono divertita molto, sì. Ma poi c'è anche quel bel momento con Vincenzo Salemme in macchina. Con Vincenzo Salemme in macchina, sì, sì, no. Autoironia per me è molto importante. Anche uomini, cioè uomo che sta vicino a me, per esempio mio marito, che ha questo senso di umorismo pazzesco. Cioè, secondo me dobbiamo proprio sdrammatizzare. Ma infatti voi due vi divertite molto. Tantissimo. Il Sabionenko vi abbiamo ribattizzato. Funziona? Sì. Mandiamo quel filmato. Dai, ma io stavo per dire. Vediamo. È colpa tua. Ma che colpa tua? Io ti ho detto di non fare. Ma guarda, io ti ho fatto. Ok, Stasha sta uscendo. Aspetta, riaccendi papà. Beh, scherzavamo, dai, vai. Fatti cambiare. Ok, stai tranquillo. Adesso ti devi abbandonare, noi ti segniamo, Tania. Oh. Tranquillo,
non si è fatto male. Cade molto bene tuo marito. No, quanto ci divertiamo tanto, guarda Francesca, ci divertiamo tanto. E noi tre veramente ci divertiamo. Infatti quando siamo insieme io sono proprio felicissima perché sempre senti, troviamo allora il modo di veloce. Ridere. Tu mi devi dire come fate a mettervi d'accordo con le abitudini, perché esistono delle voci sulle abitudini russe e poi ci sono le abitudini italiane, metterle insieme non è sempre facile, però veloce veloce, no? Se tu mi dici, è vero che i russi, metti Shostakovich, Shostakovich? Sì, l'ha detto meglio Shostakovich. Lei, sì, sì. Grazie. La pasta è utilizzata come contorno, è vero? Purtroppo sì. In Russia si mangia così, sì. Non sempre, ma adesso hanno imparato anche, come dire, abbiamo imparato anche noi, perché io ogni tanto sono russa, ogni tanto italiana, quindi adesso sì, ma prima era contorno. Gli uomini si salutano tra loro con un bacio sulle labbra, è vero o falso? No, è Brezhnev che ha fatto un po' il birichino. No. Le donne non vanno salutate con una stretta di mano, è vero o falso? Guarda, vero, perché quando io ogni tanto per sbaglio faccio e vedo un po' le donne poi si straniscono e mi danno questa mano moscia che non sopporto. Agli amici si porta sempre un piccolo regalo, è vero o falso? Falso, falso. Si può mettere giù il telefono senza salutarsi, è vero o falso? No, falso, perché... Dopo ogni brindisi si lancia via il bicchiere. Lo zar faceva, adesso i bicchieri costano, non si lanciano più. Alla domanda come stai, i russi rispondono la verità. Questo sì, e ti dico onestamente, io ho avuto problemi gravissimi all'inizio perché mi chiedevano tutti come stai, io raccontavo. Tu immagini che noia, c'è uno che sbaglia e dice come stai? Allora senti, io ieri sono stata e tutti, sì sì, devo andare, scusa. Cioè, questo era veramente così. Non si sorride agli sconosciuti, vero o falso? Sì, vero. No, è vero che non si sorride, che io sorridevo dopo l'Italia, ho capito che dobbiamo sorridere. I miei amici sempre dicevano, in metropolitana specialmente, ma che cavolo ridi? Ah, dico, ma io sto bene. No, dai fastidio con questa risata, sei felice, dai fastidio. Non si bussa alla porta della toilette. No, questo è falso. Ah, meno male. Perché? Questa è una leggenda metropolitana. Ma per conoscere storia e verità di Natascha Stefanenko vi invitiamo a leggere il suo libro, preordinatelo perché vale veramente la pena. Ritorno nella città senza nome. Grazie Natascha. Grazie Francesca, grazie mille. Un grande piacere. Grazie tesoro. Ciao. Ciao. Vado lì. Grazie. Prego, accomodati.